Ivan Belloni, portavoce del gruppo Idea Liberale, all'aperitivo, vi siete presentati ufficialmente, un successo di partecipazione penso oltre ogni aspettativa. Esatto, come detto, effettivamente un risultato che magari potevamo anche sperare, ma che a essere reale vedere il risultato così com'è questa sera ci stimola e ci fa capire che comunque qualcosa che non va c'è, ed è per questo che a mio modo di vedere abbiamo fatto bene a creare questa Idea Liberale per cercare di riavvicinare la gente, che è poi la famosa base, al partito e alla politica. Una partecipazione anche da parte di ex politici importanti di Lugano, credo che sia un bellissimo segnale per tutto il movimento. Esatto, anche perché inviti ufficiali, a parte chi si è iscritto al nostro sito di Idea Liberale, non ne sono stati fatti, e vedere ad esempio Marina Masoni, Luido Bernasconi, per citarne solo alcuni, fa sicuramente molto piacere, e vuol dire che ancora una volta che quello che stiamo facendo è qualcosa di importante e che la gente crede in questa nostra azione. I prossimi passi? Prossimi passi, adesso aspettiamo, chiaramente dopo la serata di questa sera, aspettiamo a livello del partito di avere un incontro e di vedere un attimino come si muovono le cose, le nostre richieste, il nostro manifesto che è stato presentato in conferenza stampa settimana scorsa, e vedere un attimino di riuscire ad avere un dialogo. Quindi direi da questa sera via anche la direzione del partito dovrà tenere conto dell'ala liberale, insomma. Esatto, io penso che con la presenza di questa sera, eravamo fermi prima di questa intervista a 350 persone, penso che a 350 persone ultimamente nemmeno ai congressi e ai comizi ufficiali in occasione delle elettorali non si vedevano più all'interno del Partito Liberale, penso che questo è un segnale veramente importante.